Verdi qua con noi. No. Anche perché a Soragna ecco, è sempre il principe una di Soragna, siamo principe sempre, di Orfevo Melilupi. È sempre una cucagna. Tanto vero che qua la gente non va più via, anche il tempo si è fermato qua. Ah sì, è come è fermato. Ritorno al futuro, infatti siamo tornati indietro. Io non so cosa dire, Eugenio Corrado. Siamo amici. Non da so sempre. Se lo tocco, è lui. No, lasci giù le mani, per favore. Ma come? Oh, sembra la Streponi. Ma maestro! Allora, giù le mani, che la Streponi già ha esagerato. Eugenio. A suo tempo. No, sì, perché guardi con quel coso lì in mano. Sa che io quel coso che ho in mano, il microfono, no? Ah, il microfono. Nell'Ottocento non c'era, no? Noi non l'avevamo visto ancora. Ma io so. Ho detto, quei cantanti sfiatati che ci sono, se non mi inventano il microfono, qui è un casino, eh? Hanno inventato il microfono. Bisogna stare attenti, perché ho conosciuto un cantante che un microfono di quelli lì l'ha mandato giù. Sentite tutti i disturbi intestinali. Mandarlo giù non gli è stato niente. E dopo che... Sentivano tutti i disturbi intestinali. Sì, sì, sentivano. Trasmessi? Sì, ma poi hanno spento e. Oh, mi ha raccontato, è stata una cosa tremenda. Comunque, lei, pifferaio magico, guardi che quel valzer. Sì. È il mio valzer che hanno preso per fare i valzer. Lui ha detto che l'aveva fatto lui. L'ha fatto lui. Ha detto che l'aveva fatto lui. Io.
Ma lui, ma io lo conosco. Sì. Me ne ha parlato mio papà. Lui è del Settecento, mi ricordo. Sì. Quello sì, che sì, ha inventato ma... la fisarmonica, che poi non l'aveva chiamata armonica era parte. Adesso non vorrei. Sì, la fisa che era. Sì. Principe, no, lei che se ne intende, lei ha ius prime notis, ma noi suonatori non abbiamo. Ma adesso è la quarantesima notte, se va bene. La quarantesima notte? Se va bene. È meglio, si trova la strada più aperta, non si preoccupi. Bene. Maestro, ragazzi, io le volevo ricordare che un mio antenato dei cantoni si vantava di averle potuto stringere la mano è una vero. Volta. È vero. È vero, li ho conosciuti, coi tromboni erano lì, sì. Trombavano coi tromboni, era una cosa tremenda. Ecco. È piuttosto niente. Lei Giuditta Pasta, me piuttosto che niente. Me piuttosto. Sì, ma io volevo dire... Chiamata Streponi ma assomiglia a Giuditta Pasta. Lei ha mani in pasta? Come dice? Ha mani in pasta? La pasta? Devo Giuditta. No, la pasta no. In pasta. No, passa. Allora, passa così, va bene. Passa così. Dica. No, maestro, io le sarei molto onorato di poterle stringere la mano. Per me lei era un mito, ma... Uno dei cantoni. Ma è lei in carne ed ossa, maestro. Sono proprio io. È proprio lei, sicuro? Sì, sicuro. Sì, come se la passa a Milano di questi tempi? E beh, a Milano... È stato stupendo il funerale, eh? Però prima mi ricordo, ero andato a abitare lì in Santa Marta, no? E alle 5 vie c'era una giovane che mi ha detto, maestro, posso offrirle un caffè? Poi è nato un bambino e mi hanno detto che è continuata la stirpe, che assomiglia a uno che adesso fa... Ma mi raccontavano una cosa, quando lei stava ben male all'Hotel Milan, sì, guarda una roba. Le carrozze dovevano passare molto piano e mettevano delle stoffe agli zoccoli dei cavalli, sì, dei cavalli per non sentire un... Oh, è stato un funerale, guardi. Vero? Sono stato contentissimo. Io... proprio nessuno l'ha visto perché ero dentro nella casa, ma per il resto ridevo proprio di gusto. Perché ormai, ma neanche un principe può avere una cosa. Ma pensare che lui da ragazzo veniva da Roncole per imparare a fare l'organista qua a Soragna. Poi ha chiesto mio antenato se poteva diventare lui l'organista qui della parrocchia. Ha detto fa sentire come suona. Si è messo a suonare un po'. Ho un po' affermato se la musica è il mio mestiere, l'ha spedito. Per fortuna! È stata la mia fortuna, perché se no rimanevo qui a Soragna a fare pipi. Allora! A Calagna! Allora, a fare l'organista! Cioè, buonasera, sono l'erede. Ma io pensavo di avere davanti un mito, è ancora un mito, ma lei è in carne ed ossa. E poi perché non guarda me ma guarda... Non so perché venga figliola, le insegnerò, è sicuramente una brava cantante, lei cosa ne dice principe? Quando si vede una così dotata di questi polmoni, abituati a cacciar note ad ogni complimenti, noi siamo dei... Ma siamo sicuri che è il maestro Verdi o... Io non me l'aspettavo così, il maestro, è un galante. Maestro Verdi ha passione mica solo per la musica. No. Le raccontavo di quella lì, eccola. In piazzetta Cinque Vie, che adesso c'è un nipote che va in televisione, no? E assomiglia tutto a me, solo che lui è pelato. Perché poverino è sposato, è una cosa tristissima. Perché uno che si sposa si pela? Sì, è una battaglia durissima, perché ho scoperto in questi tempi che ci sono popoli che lottano, combattono, muoiono per la libertà. Invece io ho fatto 45 anni di matrimonio.
piuttosto che niente, ma è piuttosto. Ma se conoscesse mia moglie. Scusi, maestro. La Strepponi? Peggio. La Strepponi rompeva soltanto dei cosi. Principe, ma io vorrei... Principe. Scusi, maestro. Dica vorrei cantante. Chiedere una cosa, ma... Quella parente che lei dice, pelato, conosciuto, che lavora in televisione, si chiama Enrico Beruschi? Sì, si chiama Enrico Beruschi. Allora lo facciamo un applauso, che è qui con noi questa sera. E ci onora della sua presenza. L'avevamo detto fin dall'inizio della serata che questa sarebbe stata una serata piena di sorprese. E il maestro Enrico Beruschi è qui con noi. Come dicono, come diciamo noi, parla balla mole vera. Eh? Parla balla mole vera. No, ecco. Va bene, sì, devo confessare che però questa somiglianza con Verdi, io ho dei sospetti su questa bisnonna. Ci dopo sono. Dopo ne parliamo, perché la bisnonna, la nonna della bisnonna, insomma, c'è tutta una storia di togliere, diseredare. Perché diseredavano nell'Ottocento in genere? Perché come dicono i cantoni, no, come dicevano i cantoni, trombavano, no? Cioè, e poi a sua volta mia nonna andava giù con la bisnonna, veniva in carrozza, la nobildonna, e aveva diseredato a sua volta la figlia, che probabilmente ha avuto questo non... Il maestro aveva suonato il piffero, cioè aveva adagiato il... Non so se... Può capitare. Lei ha l'idea? No. Ma è bella alta. Il piffero. Sapete perché a me piacciono le donne più alte di me? Perché più piccole non le trovo. No, perché ci arriva proprio qua. Sì, sono in posizione... Corrado, vieni qui con me. Corrado... Grande musicista del Settecento, tuttora. Però li porta bene gli anni. Eh? Li porta bene, un po' pelato, ma. Beh, capita, eh. Ma fa come me, no? Questi non sono i capelli, sono i peli della schiena. Sono i peli della schiena? Sì, li tiro su e così va bene. Enrico, siamo due grandi amici, vero? Va bene, sì, è vero, ne combiniamo di tutti i colori. Ieri ci siamo trovati per una cosa che dobbiamo preparare e mi dico, dai, vieni domani a Soragna, che è una cucagna. Che è una cucagna. Che c'è il principe, che io esprime notti, sì, io mi accontento. 40? No, no, è troppo usata, dai. Piuttosto che niente, meglio. Piuttosto, ma sì, dai. Bene, buonasera, signora. Allora, rimanete qui con me che diamo il via ufficialmente a questa seconda parte, quindi riaccogliamo dimmi, vado. No, dicevo, cosa suonate? Basta il mio valzer. No, perché lì... Abbiamo, rimaniamo in famiglia, perché abbiamo un parente. Sì, quindi lo vuoi presentare? Principe, lo vuole presentare lei? Così, lo vuole presentare, così rimaniamo in famiglia? Attenzione. Dalla lontano città di Vigatto giunge qua nella bassa niente poco di meno che Raimondo Melilupi di Soragna. Eccolo! Perché dice a Soragna sempre una cucagna, vengo a suonare a Soragna. Ed eccolo qua, grande chitarrista. Jazz. Complimenti. Cugino. Cugino Lupi. Cosa ci fate sentire? Nel Novecento sono cugini. Corrado, sento lui. Bisogna chiedere a Corrado. Noi possiamo eclissarci? No, state qua insieme, no? Fate una bella coreografia. No, sei elegante, sei veramente elegante. Sarà elegante, ma è caldo. L'inverno qui a Soragna è caldissimo. Stavamo facendo delle prove ieri, no? Per questo grande spettacolo a Rimini. E quello che c'è venuto? Non fa Cristo, faceva niente lui. Era lì, cosa vieni a fare? Mi pagano. Allora, noi ragionieri siamo così. Raimondo, facci ascoltare un pezzettino, dai. Facciamo, lo diciamo, ma tanto siamo per i misdaccordi. Noi andiamo con permesso. Facciamo, sì, allora facciamo
Le foglie morte. Sì. Sarebbe Le feuilles mortes, da una poesia di Jacques Prévert, musicata da un grande compositore ungherese naturalizzato francese, Cosma. E noi ne facciamo una versione della bassa e il Foi Morti. Allora facciamo un applauso e ascoltiamo Le foglie morte. Thank you.
Grazie al nostro ospite. Allora, adesso invece richiamiamo sul palco la formazione. Ah no, la formazione, quindi è Eugenio.